la Costituzione è stata costituita quando il digitale non c'era, quindi bisogna un po' vedere bene come quei diritti si garantiscono anche nella società digitale. Questo sarà l'oggetto della mia esposizione. Da società analogica, la nostra sta diventando sempre più una società digitale. Un'evoluzione che deve far riflettere su come cambiano anche i diritti dei cittadini, quanto incide il sistema digitale sui punti saldi della Costituzione italiana e quali eventualmente i possibili aggiornamenti da seguire. L'argomento è stato affrontato nel corso della relazione Costituzione e legalità. Riflessioni sulla società analogica e sulla società digitale italiana di Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati e presidente della Fondazione Leonardo, Civiltà delle Macchine, che ha partecipato al battesimo civico dei maggiorenni savesi. È costruita una comunità, ma questa comunità non è una comunità umana, aspettate, che molto spesso voi non sapete chi c'è dall'altra parte, se c'è un uomo, una donna, un giovane, se c'è uno che sta qui, l'altro, non sapete nulla. E non sapete se notizie che quello vi dà, di voi, di se stesso, sono giuste o sbagliate. Nella comunità digitale manca il corpo, manca la fisicità. Guardate che la fisicità e il corpo è molto importante, che quando guardate gli occhi, quando parlate con una persona, vi accorgete dallo sguardo che fa, siete d'accordo o no? Vi accorgete, può interloquire con voi, dicendo guarda qui sbaglio, qui sono d'accordo. Nella comunità digitale questo non accade. Non è la stessa cosa comunità umana e comunità digitale. Speratevelo con voi. Non pensate che la comunità digitale sia la comunità umana. Perché una comunità in cui il nome, il corpo e il viso non ci sono. Il terzo dato sul quale richiamo la vostra attenzione è il problema della irresponsabilità che c'è e presente nella scena digitale. Perché? Quasi tutti i messaggi sono anonimi. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sava, guidata dal sindaco Dario Iaia, in collaborazione con l'Istituto del Prete Falcone, è stata organizzata con cura per il terzo anno consecutivo da Sabrina Zingaropoli, delegata alle politiche giovanili. Si rinnova questo appuntamento ormai atteso per i diciottenni che, diciamo, col passaggio alla maggiore età hanno più diritti e più doveri. Certo, siamo giunti alla terza edizione con grande entusiasmo veramente perché è una manifestazione che ormai ho nel cuore. Questi ragazzi che hanno compiuto 18 anni, un grande traguardo, hanno questo debutto in società, cominciano veramente a avere diritti e doveri che cerchiamo di sottolineare perché dovrebbero essere alla base della loro vita quotidiana, anche se comunque al giorno d'oggi sappiamo c'è una carenza di senso civico e si dà maggiore importanza a tutt'altro, però noi cerchiamo di rinnovare con questo che non è un ritorno al passato, anzi è avvalorare il presente, perché la Costituzione è un patrimonio di tutti, è la legge fondamentale della nostra Repubblica, la rispolveriamo e cerchiamo di farla ancora propria, ma maggiormente propria di questi ragazzi che quest'anno hanno raggiunto questo traguardo. Quindi questo debutto in società li battezziamo civilmente in nome della Costituzione italiana, che rappresenta un po' la fonte battesimale, diciamo, e li omaggiamo anche di una copia dello Statuto Comunale, perché cominciano a essere elettori attivi e anche passivi, possono votare e anche essere votati e quindi lo Statuto Comunale è l'assemblea elettiva a loro più vicina. Pertanto questa terza edizione ci auspichiamo che ce ne siano altre in futuro, ma tutto ciò ha un significato, dare tanta importanza a questi giovani che secondo me al giorno d'oggi ce n'è davvero tanto bisogno. L'amministrazione quest'anno ha avuto animo di premiare 10 dei ragazzi più meritevoli scolasticamente che abbiano raggiunto 25 crediti tra il terzo e il quarto anno del loro percorso scolastico. I nomi ci sono stati forniti dai dirigenti, ovviamente, quindi avranno, diciamo, un premio per questa loro diligenza, con l'auspicio che facciano sempre di meglio nella loro vita scolastica e lavorativa di domani. Con il presidente Violante ad arricchire l'importante giornata, anche il professor Enrico Cucodoro, professore associato di diritto costituzionale all'Università del Salento, che ha rievocato l'esempio morale di Sandro e Carla Pertini. Noi crediamo che la scuola sia il punto principale, il nodo
da cui il paese può mostrare la propria civiltà e far prendere consapevolezza ai giovani cittadini elettori della possibilità che hanno di contribuire alla crescita del paese è fondamentale. Due autorevoli relatori, il presidente emerito della Camera Luciano Violante e il professor Cucco d'Oro. Professore Cucco d'Oro è il secondo anno che viene, la presenza di Luciano Violante ci rende pieni d'orgoglio perché nonostante abbia svolto per tanti anni un ruolo, continua evidentemente a credere e la sua presenza qui è significativa. Trovo che questa iniziativa è molto positiva, anzi credo che sia meritorio per l'amministrazione aver scelto questa strada. Si tratta di far sentire i ragazzi cittadini di una comunità che delle regole fondamentali che tutti devono seguire, perciò mi pare un'iniziativa molto positiva. Alla fine della mattinata ognuno dei 170 neo-diciottenni ha ricevuto una copia della Costituzione italiana, legge fondamentale della nostra Repubblica, ed una dello Statuto Comunale di Sava. È una giornata importante per noi, una giornata importante per i neo-diciottenni, il battesimo civico, siamo alla terza edizione e ringrazio il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili Sabrina Zingaropoli e la dottoressa Palma Soleto per il grande lavoro che hanno fatto per organizzare questa manifestazione. Quest'anno abbiamo due relatori molto importanti, quindi veramente siamo contenti, peraltro abbiamo aggiunto un altro aspetto, cioè la premiazione dei ragazzi più meritevoli, quindi l'introduzione anche di un principio di meritocrazia in favore di questi ragazzi, quindi è una giornata davvero importante che ci apprestiamo a vivere e sperando di lasciare un segno nella mente e nel cuore di questi ragazzi.